Sono passati 3 mesi abbastanza velocemente, onestamente. Sembra un po' un nuovo ciclo, anche se alla fine non lo è, perché siccome ho detto, tanti giocatori che hanno già giocato nel mondiale scorso, però con nuovi allenatori, quindi abbiamo dei nuovi input, delle nuove cose che stiamo facendo, stiamo provando, quindi c'è un po' di freschezza in questo. Ovviamente sì, i risultati del mondiale non sono andati come volevamo, però quelli li abbiamo messi un pochino adesso da parte. Ovviamente abbiamo imparato un po' dalle lezioni dalle ultime 2 partite, però c'è molto entusiasmo. I ragazzi delle Zebre, della Benetton stanno facendo una buonissima stagione, abbiamo un grande gruppo di loro nella squadra, quindi c'è molta motivazione anche da parte loro, c'è molta confidenza in tutto quanto il gruppo. E qui siamo carichi di cominciare adesso il torneo e sì, cominciare al meglio. Sicuramente sì, non si riparte da zero, tanti giocatori si conoscono bene, giocano insieme al club, ma giochiamo insieme anche da 3-4 anni ormai, quindi ci conosciamo molto bene, come ho detto anche ci sono però delle cose nuove che stiamo imparando in attacco, in difesa, nelle uscite del nostro campo, in tutto quanto il nostro gioco in generale. Quindi da lì un pochino abbiamo cominciato a lavorare già da dicembre, però sì, sicuramente aiuta avere i giocatori che si conoscono già bene, e avere delle buone relazioni in campo già con la maggior parte del gruppo. È importantissimo, il rugby ormai sta evolvendo, ogni piccola azione ha dei suoi dettagli molto specifici, le ruck, il gioco al piede, il gioco aereo, tutte queste cose qui. Avere degli allenatori che possono analizzare solo un piccolo punto del gioco fa sì che dopo possiamo analizzarlo molto più profondamente e coglierne anche più uso. Nel gioco nelle ruck abbiamo Germán che ci sta aiutando un sacco. È un allenatore molto in gamba, abbiamo molti altri dettagli che magari prima non avevamo da lavorare, cose molto semplici però che magari non ci pensi all'inizio, quindi stiamo lavorando molto il dettaglio in tutto quanto che stiamo facendo e sì, speriamo che dopo si potrà vedere in campo. Non è cambiato niente per me. Alla fine il rugby ormai, specialmente nei 3/4, si guarda poco il numero della maglia. Io sto provando a giocare come ho sempre giocato, magari sì, da estremo devi fare delle cose un po' diverse, però alla fine non cambia troppo il mio lavoro. Provo a giocare il più possibile come un playmaker, utilizzare il mio gioco al piede, che sia in attacco, anche dalla piazzola. Ho lavorato molto in questi aspetti e sì, mi sento bene, mi trovo bene. E speriamo dopo che in campo continui questa continuità.